nuovo video. È da un po' che non ci vediamo e ora capirete il perché di tutti questi prodotti. Oggi voglio farvi vedere i prodotti che ho finito, parlarvene un po' e mettere in trasportina le cose che vorrò ricomprare, che mi sono trovata veramente molto bene. Allora, io inizierei subito da questo qui, che è un bagno doccia, un bagno schiuma. Può essere usato anche come shampoo. Questa è della Beyoncé ed era una novità. Allora, non posso farvi una vera recensione perché questo qui non è mio, era del mio ragazzo che l'ha lasciato quando è venuto al mare da me un mese e l'ho finito io praticamente, ne mancava un goccino e quindi l'ho finito ieri che mi sono fatta la doccia e quindi questo lo comprerò sicuramente perché ha un profumo che mi ricorda lui, quindi tra l'altro mi piace anche molto, quindi questo qui lo comprerò assolutamente, ha un profumo di pulito, di fresco. Di buono, non lo so. Questo è rinfrescante con mente ginseng. Tra l'altro io adoro l'odore del ginseng, quindi top. E lo metto in questa sportina così mi ricorderò di comprarlo. Questa è la situazione dei prodotti finiti. E veramente penso che farò due video perché sennò vi stufo. Allora, un'altra cosa che ho finito molto molto recentemente è questa che è dell'Essence, la Sun Club, ed era la terra compatta che sapeva di cocco e questa l'ho veramente mangiata, cioè capite anche voi che è veramente grande come terra, no? Cioè vedete in confronto alla mia faccia, è praticamente una mia guancia, cioè veramente grande. L'ho finita, l'avevo da 2 anni tipo, sono riuscita a finirlo, l'ho utilizzata anche al mare perché era la 01 Natural, si legge qua dietro, e sapeva di cocco in una maniera incredibile, buonissima. Non la ricomprerò perché ho altre terre da finire, ma veramente ve la consiglio perché dura un sacco, ha un profumo assurdo anche dopo 2 anni e l'hanno fatta anche in confezione più piccola, visto nello stand di Essence, quindi io vi dico di andarla a provare perché per me ne vale la pena. Un'altra cosa che ho finito è questo spray qui dell'Avon, che è l'Advanced Techniques Instant Repair 7, va a trattare i capelli, li rende stralucidi, stramorbidi, aiuta i capelli danneggiati, ridona il loro aspetto, li rinvigorisce, insomma. E questo qui mi è piaciuto veramente tanto, anche la profumazione. Questo mi ha veramente aiutato, lo usavo soprattutto al mare perché i capelli restando al sole magari si potevano danneggiare, no? E questo mi ha veramente tanto tanto aiutato. Non lo andrò a ricomprare perché è comunque un prodotto che ne ho altri 100, sia dell'Avon che di altre marche, quindi aspetterò e mi piace sempre provarne di nuovi. Non è un prodotto che mi ha fatto dire wow, quindi diciamo che buono, ma non ti ricompro. Finito e anche un po' distrutto, queste salviettine qui di Lucia, le struccanti. Queste qua sono anche ottime per il waterproof e di queste ve ne voglio parlare. Sono per le pelle grasse e impure, queste in particolare, queste verdi. Queste qui praticamente non mi sono piaciute, dovevo sfregare abbastanza per rimuovere il make-up e mi tendeva anche ad arrossare un po' la pelle. Io non sono una con la pelle delicata, quindi vuol dire che per le pelli molto sensibili io non le consiglierei mai, perché se lo fanno su di me, figuriamoci su quelle che se solo le sfiori si arrossano. Quindi non vi ricompro, sono utili perché sono un sacco di pezzi qui dentro. Se dovete solo togliere magari mascara, non waterproof, perché non è vero che toglie il waterproof, dovevo darci con il latte di cocco. Potrebbe anche essere conveniente come prezzo perché costano tipo 3 euro, però non ve le consiglio, c'è di meglio. Ora ho dei prodotti un po' che ho finito quest'estate, capirete perché. Perché il primo è il latte dopo sole della Rila Steel, questo qui non so se conoscete la confezione, questo qui della Rila Steel. Questo ha un profumo buonissimo, proprio di mandorla mi verrebbe da dire. E buono perché comunque la Rila Steel fa dei prodotti buoni. E niente, l'ho utilizzato, l'ho finito e non lo andrò a ricomprare perché ho già tantissimi altri doposoli là al mare. Quindi via. Un'altra cosa che ho finito, non mi prendete in giro, è questa lozione spray che fa quella dei bambini, che faceva praticamente lo spruzzo azzurro di crema solare. Questa era la protezione 20 della Nivea. E l'ho finita perché appunto ce l'avevo da quando ero un po' più piccola, un bel po' più piccola.
E ce n'era proprio un goccino, ho detto vabbè, la finisco così poi la buttiamo. Ne avevo anche un'altra, però a protezione più alta, tipo 40, che è ancora là purtroppo. Però a me da piccola piacevano tanto perché erano colorati. Quindi se qualcuno mi sta seguendo che ha dei figli, le fanno ancora, secondo me si divertono anche molto. È anche un incentivo per far mettere la crema ai bambini, perché io la odiavo la crema, la odio tuttora, però mi curo un po' di più. Io da piccola, proprio quando mi davano la crema in faccia per la protezione solare, no, io volevo quella blu, se no non me la davo. Infatti, secondo me è un incentivo anche per farla usare di più ai bambini, perché è importante la crema solare. Però non la ricomprerò perché è un po' imbarazzante se andasse in spiaggia con questa, infatti la portavo solo quando uscivo in barca con mio padre, in modo che eravamo lì tra familiari e nessuno mi poteva prendere in giro, insomma. Ho finito anche questa crema illuminante dell'erborario all'olio d'arato di palma e all'aloe vera ed è un doposole vellutante per il corpo. Questa qua l'ho addirittura, vedete, aperta per prendere bene tutto il prodotto e questa era stracarina come idea dell'erborario, appunto. Perché secondo me, cioè, lascia sulla pelle non solo fa un effetto velluto, ma proprio fa un effetto luccicante. Ci sono dei micro glitterini che erano bellissimi da vedere se magari a sera uscivate, cioè io se magari a sera uscivo, era bellissimo vedere tutti i glitterini. Poi non se ne andavano, quindi era carino. E non la ricomprerò perché appunto tanti tanti doposole e ho anche di quella lì che vi ho fatto vedere un boccione così al mare ancora da finire, quindi. Insomma, dico al mare perché io ho una casa al mare, quindi spieghiamo questo, e quindi lascio tutta la roba da mare là, per questo dico al mare. Un'altra cosa che ho finito quest'estate, voi direte, ma quante creme finisci in un'estate? Ah, dovete sapere che sia io che mia mamma le usiamo e poi diciamo che tenendole là e avendone tante, prendendone un po' ogni anno, rimangono quelle che hanno un goccetto, quindi la maggior parte sono quelle, non è che io mi faccio il bagno con la crema per il sole. Questa è della Leo Crema Solare, latto solare idratante, all'olio di argan, 100% biologica, aveva la protezione 10. Di queste ne ho tantissime perché le danno molte volte nei giornali, quelli a 1 euro, a 2 euro. Provatela perché è veramente molto buona e sa di olio di argan in una maniera incredibile, mi piace veramente tanto e poi è straidratante. Non la ricompro perché al mare tipo ne ho altre due e vedete che comunque questa l'ho bella finita e. Ciao ciao! Ho provato e posso anche recensirvi perché avevo diversi campioncini. Queste salviettine qui autoabbronzanti, Angstrom, salvietta autoabbronzante monodose, risultato uniforme. A me non è piaciuto, nel senso che non ha fatto assolutamente nessun tipo di effetto autoabbronzante, ha idratato la pelle, ma sembrava una salvietta struccante, fate conto. Cioè non ha fatto assolutamente niente, non mi è piaciuta. Mi dispiace, via e non ti ricompro. Ho provato al mare questa maschera qui della L'Oreal, era solo una monodose, è la maschera argilla pura, sono quelle tre maschere che sono uscite quest'autunno della L'Oreal, appunto, non so se la riconoscete. E a me, sinceramente, vi dico la mia, l'ho provata solamente una volta perché ovviamente avevo questo campioncino qui trovato in un giornale, però a me non è sembrato almeno questa rossa. Non mi è sembrato di avere un gran effetto, nel senso era un po' scrub questa. L'ho tenuta il tempo che c'è scritto, ma non mi sembra di aver avuto la pelle sfogliata. Ha tolto solo, diciamo, un po' le cellule morte, un po' la pelle secca che avevo, quindi l'ha idratata, ma è sfogliata. Io che ho problemi di quell'acne sotto pelle, quei brufoletti sotto pelle, le imperfezioni sotto pelle, che quindi non ci si può far molto se non scrubbando la pelle, se non pulendo la pelle dopo il trucco. Io non ho avuto questi risultati, mentre con altre maschere ne ho molti di più e quindi non mi è piaciuta, però vorrei provare quell'altra nera che hanno fatto, quindi magari prima o poi la comprerò. Fatemi sapere i vostri pareri su questa maschera perché sono curiosa, magari è perché bisogna fare più di un utilizzo. Io vi so dire solamente appunto quello che ho provato con questa. Poi un'altra cosa che ho finito, sempre dell'erborario, è questo unguento super abbronzante con carota, allo di noce e aloe, senza filtri. Questo qua era un gel un po' scuretto ed era un unguento appunto super abbronzante, che anche questo ho tagliato perché volevo finirlo per bene. E questo qui ha fatto il suo dovere, nel senso che dopo un po' che ero già esposta al sole, quindi non bianca, ero già un po' di colorino scuro, usavo questo e devo dire che solo con un'esposizione al sole l'abbronzatura si è
alzata, ho preso più colore di quello che prendevo senza questo prodotto. Mi è piaciuto, gli darei su una scala da 1 a 10 un 8, però non lo ricomprerò perché appunto devo smaltire tutti i prodotti che ho al mare per quanto riguarda doposole, creme solari, unguenti, qualsiasi cosa sia. Però ve la consiglio. Ho finito, ahimè, questo gel scrub della Stenhome Family Expert, il Dermal Creel Gel, che anche questo appunto l'ho aperto perché ero disperata. E questo è l'unico scrub per ora che io abbia mai provato. Tra tutti quelli che ho provato, questo è l'unico che mi faceva sentire la pelle pulita, la pelle purificata, la pelle svuotata dalle imperfezioni, che se lo usavo quasi ogni sera perché non è invasivo sulla pelle. E non faceva assolutamente rossori, non mi dava assolutamente fastidio, si puliva che era una meraviglia, non rimanevano granuli, mi toglieva molte imperfezioni, non ho mai avuto punti neri, non ho mai avuto, mi stavano andando via molto anche i puntini che ho sotto pelle, e questo qua lo compro assolutamente, infatti lo metto dentro la mia sportina da comprare perché non posso vivere senza di lui, è da un pezzo che lo voglio, devo trovarlo perché i rivenditori non sono dappertutto, io devo trovarlo. L'ultima cosa di questo bellissimo sacchettino qua, che possiamo togliere, sono praticamente tanti prodottini così, perché era una confezione da 6 che prima che io la trovi, Campocavallo, che è da Cresce, e quando la troverò vi dirò che ve ne ho già parlato. Queste sono delle fiale, erano una confezione da 6 fiale della Adorn, che è quei prodotti per capelli soprattutto, e sono fiale con olio a caldo, andava scaldato sotto l'acqua della doccia, mentre vi fate la doccia, posto sui capelli al posto del balsamo. Una favola, avevo i capelli lucenti, morbidi, lisci, non spumosi, setosi, veramente bellissimi, un prodotto fantastico, stracomodo, profuma di miele, a me sembra miele. Veramente buonissimi, se li trovate penso che costino 3,50 euro, 6 fiale, buonissime. Dopo vi faccio vedere la bella confezione perché qua ne ho trovate solo due. E ora iniziamo, farò un po' di questi prodotti e poi vi farò un altro video perché sennò vi stresso troppo con tutti questi prodotti e quindi ne guardo qualcuno e poi quando mi rompo registro un altro video. Prima cosa che mi salta all'occhio è questo shampoo qui secco della Garnier, l'ultra dolce. Questo era quello con estratti di limone. Fantastico, non lascia particelle bianche. Se ne lascia un po' con un colpo di spazzola, con un colpo di fondo, va via. Se lo fate a sera, il giorno dopo, non avete né più particelle bianche né robetta che sembra forfora, niente. Veramente toglie lo sporco se non riuscite a farvi una doccia, quindi questo è il salvavita. Se non avete il tempo di farvi una doccia, avete dei capelli, non so, anche solo elettrici, questo è la vita. Infatti questo lo voglio ricomprare, nel senso che quando finirò gli shampoo secchi che ho, mi ricordo che questo mi sono trovata bene e lo voglio ricomprare. Voglio anche ricomprare questo che è della Sanoflore e questo sa moltissimo di citronella e quando l'ho finito ho pianto perché è veramente buonissimo come prodotto. Anche questo insieme allo scrub di prima della Sanom era una combo perfetta per la mia pelle, infatti lo voglio riprendere se lo troverò quando finirò le mie creme, questo lo tengo perché devo ricomprare assolutamente da averlo lì. Una cosa che non ricomprerò non perché non mi è piaciuta ma perché voglio provarne altri e ne ho altri da provare è questo dell'Ossetan che era un'acqua tipo tonica, era un campioncino, una mini size diciamo, sapeva di acqua di rose a me. Non piace la fragranza di rose, non so perché, perché se è troppo forte non mi piace. Questo non mi piaceva, infatti non lo usavo neanche più da tonico, lo usavo sulla Beauty Blender per bagnarla un po', ma non mi è piaciuto tanto, sia per la profumazione sia per lo scopo, quindi non lo ricomprerò, non ve lo consiglio neanche. Una cosa che mangio come se fosse pane è l'Instant Anti-Age di Maybelline. Guardate, questo gli ho tolto anche la spugnetta di sopra perché l'ho proprio spremuta fino al midollo. Ne ho un altro e anche l'altro è già qui. Io devo trovare un sostituto affidabile di questo correttore perché a me non dura niente. Penso che l'applicatore mangi tantissimo prodotto e all'inizio sembra che ne venga fuori tantissimo che ti durerà una vita, al giorno dopo sembra già qui e non è una cosa normale. Mi piace perché il prodotto mi piace un sacco e
ma non mi piace la confezione perché non è pratica, perché trovo molto pratica la spugnetta. Il problema è che appunto mi sembra che mi mangi tantissimo prodotto e mi duri veramente poco, perché costando comunque quanto costa, 12-13 euro questo qui, per me è tanto, perché comunque sono 6,8 ml, che è pochissimo, e non viene fuori niente. Cioè, viene fuori, ma il 50%, se non di più, lo mangia la spugnetta. Si secca, non è più utilizzabile, non riuscirò mai a prendere tutto quello che c'è fuori dentro la spugnetta. E quindi devo trovare un sostituto. Così ho comprato quello di NYX, lo sto aspettando. Spero che mi piaccia, perché a molte è piaciuto. Quindi io quello ve lo consiglio, però state attenta a questa cosa dell'applicatore, solo questo. Un'altra cosa che ho già ricomprato in versione waterproof, però che devo ancora aprire, è questo della Maybelline, il mascara The Falsies Push Up Drama Mascara. E questo l'ho mangiato, mi piaceva un sacco, infatti ho voluto provare la waterproof. Questo era lo scovolino, sono anche un po' sporcata. E questo è stato uno dei miei mascara preferiti, insieme poi io in genere. Maybelline Rimmel London di mascara, li amo tutti e quindi ve lo consiglio assolutamente. Push Up Drama. Ho finito finalmente, non so se ve la ricordate, quella sempre di Essence, la shading powder, quella che mi cadeva sempre, si rompeva, l'ho terminata, infatti è tutta rotta. Terminatissima, finalmente. Sono fiera di me stessa. Allora, a me si era rotta, sgretolata, ed era quella con, era la 01, la 02 medium, ed era a metà tra illuminante e contouring. Io ve la consiglio perché avete due prodotti in uno, costa sui 2,50 euro e ci sono tre nuance di colore. Sfumabilissima, carinissima, l'unica cosa, non fatela cadere perché sarà la vostra rovina. Io non me la sono goduta perché poi ho un miscuglio tra illuminante e terra, e quindi non sapevo mai come utilizzarla. Sono riuscita a finirlo e non vedevo l'ora di buttarla, ma è un buon prodotto se non cade. Altra cosa che ho già ricomprato allo sfinimento, che adoro, che è uno dei balsami più buoni del mondo secondo me, è questo di Garnier Ultra Dolce. Questo è quello all'olio d'oliva, che è in combo anche con il, vedete, oliva qui, che è in combo anche con lo shampoo. Questo lo mangio, è buonissimo, mi piace l'odore d'oliva che lascia sui capelli. Esco con dei capelli che sembro uscita dalla parrucchiera, veramente. Questo non lo metto da ricomprare solo perché è già in doccia con me, la nuova boccetta che sta già finendo. Però insomma metterò l'altra boccetta da comprare, non questo, perché questo sarà la terza, quarta volta che lo ricompro. Buonissimo, veramente. Ho finito un altro shampoo secco che voglio assolutamente ricomprare. Questa era la mini size del Batiste, che è uno dei migliori shampoo secchi del mondo. E questo era il Coconut and Exotic Tropical. Buonissimo, io adoro l'odore di cocco, adoro l'odore tropicale dell'ananas, era un miscuglio di questi odori, quindi buonissimo veramente. L'avevo trovato nella Beautiful Bag o nella My Beauty Box, una cosa del genere, adorato, e lo metto assolutamente da ricomprare alla full size, magari anche in altre profumazioni perché ce ne sono tanti e si trovano anche su Amazon. Ho finito e sto provando la versione shampoo di questo, come vedete l'ho tagliato, di questo balsamo ultra dolce della Garnier. Questo era l'olio d'argane di camelia, di Sicranute Frabillare, capelli secchi e spenti. Allora, secondo me questo districa moltissimo. Quando usavo questo balsamo non ho avuto mai problemi di nodi. E che dia lucentezza, ecco, qualcosa da dire, nel senso, secondo me il suo lavoro lo faceva, ma non così tanto. Normale, insomma, non è che avesse fatto così tanta cosa. Districava molto, lasciava un buon profumo, però niente di che, quindi ve lo consiglio, sì, ma normale, cioè è buono ma normale. Ho finito la mia cremina comprata su AliExpress, all'aloe vera, 100% pura aloe vera, finitissima. Anche questa all'inizio era buonissima, nel senso che era un gel cremoso buonissimo, verso la fine invece si era un po' seccato e tendeva ad essere anche appiccicoso sul viso. Quindi diciamo un 50-50, poi non so quanto sia pura questa cosa, è tutto scritto in giapponese dietro, però è stato un buon prodottino, se lo trovate costava 50 centesimi, tipo ho detto vabbè, 100% pura aloe vera, lo proviamo. Ma non ho visto granché miglioramenti nella pelle. Ho finito qui delle salviettine struccanti e finiamo con loro in modo che poi posso farvi altri video.
Queste salviettine struccanti qua della Fria, allora, secondo me queste sono molto comode perché hanno un tessuto, come c'è scritto dietro, che fa un massaggio alla pelle. Hanno questo tessuto fatto un po' ad alveare, tipo che se lo allargate diventa molto più grande la salvietta. Lievano abbastanza e veramente facevano quasi un massaggio alla pelle, infatti queste le ho anche ricomprate e mi piace, mi sono piaciute molto, quindi io ve le consiglio di provarle, erano anche... Toglievano anche abbastanza il make-up waterproof, quindi buono. Allora, ragazzi, io spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Se è così, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale per nuove novità. Intanto io mi metto subito a fare altri video perché ho ancora un bel po' di prodotti, in modo che così ve le divido. E niente, io spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!